Ciao ragazzi, siamo qua per il test della BH X-Step Carbon Lynx 6 Pro SE. La nuova MTB del marchio spagnolo si distingue dalla massa in molti modi. Ha un design unico che combina un pregiato telaio full carbon con una sospensione speed pivot, con un approccio originalissimo all'integrazione della batteria. L'estetica che ne risulta è assolutamente unica e al tempo stesso destinata a dividere, piace o non piace, senza mezze misure. Questa BH colpisce sin dal primo sguardo. Il look è originale, una chiara evoluzione della prima serie basata sempre sul motore Shimano, a sua volta derivato dalla capostipite Atomix con pacchetto Brose Drive S. X-Step Carbon Lynx 6, recentemente rinnovata, è una EMTB con ruote 29er, 160 mm di escursione all'anteriore e al posteriore e telaio realizzato interamente in fibra di carbonio. Alcune delle caratteristiche uniche del design X-System includono una sospensione posteriore speed pivot con link inculcato sul massiccio piantone sella. È un triangolo anteriore relativamente compatto con il massiccio nodo sterzo in cui parte, in posizione leggermente arretrata, il downtube curvo. Il look è sempre distintivo, con un approccio al tempo stesso più originale e conservativo rispetto alla prima X-Step. La ragione di questo design polarizzante, si ama o si odia, è l'originale approccio di BH Bikes all'integrazione della batteria. Da 720 watt-ora, l'obliquo deve incontrare l'orizzontale a una certa distanza dal nodo sterzo. Utilizzandone una con una forma curva invece che dritta come in passato, i tecnici spagnoli hanno ridotto questa distanza, avvicinando il punto in cui il downtube passa dal toptube, senza necessità di variare l'orientamento del motore Shimano EP8 all'interno del telaio, che è collocato quindi in posizione tradizionale. Non finisce qua, perché il tubo orizzontale ha una rigidità superiore del 70% rispetto al precedente modello, con un passaggio dei cavi all'interno del nodo sterzo, evitando di forare il telaio, con una batteria anche più compatta. Il peso del frameset è di soli 2,2 kg per una e-enduro tra le più leggere del mercato. Per accedere alla porta di ricarica o rimuovere la batteria è necessario sbloccarla dalla consort collocata sul tubo orizzontale utilizzando un braccialetto NFC o una classica chiave. Una volta liberato il meccanismo, si ruota il coperchio, utilizzabile come maniglia per estrarre la batteria, accedendo al connettore con cover di sicurezza in gomma. Un approccio intelligente che richiede di portare con sé chiave o braccialetto quando ci si sposta con la e-bike per ricaricare la batteria. Tre sono gli allestimenti di X-Step Carbon Lynx 6, con i prezzi a partire da 7.199,90 euro. A catalogo anche la sorella minore X-Step Carbon Lynx 5.5 da 140 mm di travel, sempre con telaio full carbon, con due montaggi da rispettivi prezzi di 6.999,90 a 7.799,90. Quattro sono le taglie da S a XL, coprendo un ampio range di altezza. Nel complesso, questa X-Step Carbon Lynx 6 è relativamente compatta secondo il moderno e aggressivo approccio alla geometria, con un reach di 461 mm e uno stack di 647 mm in taglia large. I fodri base da 465 sono all'estremità lunga dello spettro in un'epoca in cui si predilige un carro corto. Anche gli angoli seguono un approccio leggermente conservativo per la categoria, rispettivamente 65,6 e 73,7 gradi per sterzo e sella. Ma come vedremo in seguito, questo non è necessariamente un male.
Una volta abbassato il telescopico in preparazione della discesa, si nota subito un'importante differenza rispetto alla precedente X-Step. Aumenta la libertà di movimento offerta dal telescopico da 150 mm di abbassamento. Infatti, il piantone SL è completo e non più interrotto a causa del design asimmetrico. Combinando questo aspetto rilevante con il centro di gravità più basso, la maneggevolezza schizza verso l'alto, mettendo il biker nelle migliori condizioni possibili per guidare con innata confidenza, trovando con facilità trazione e precisione in curva. Il retrotreno è molto sensibile e fluido, assorbe facilmente gli urti di piccola e media intensità. Anche in questa situazione è evidente una messa a punto perfezionata, trovando un graditissimo sostegno a metà corsa per consentire di mantenere alto il ritmo e accelerare attraverso curve sfondate ed ossi ai biker dalla guida aggressiva e muscolare. In situazioni come queste, così come le salite dai fondi compatti con numerosi fuorisella, potrebbe valere la pena chiudere a metà la leva della compressione dell'ammortizzatore. D'altra parte, la progressione nell'ultima parte di corsa è molto buona, non rilevando fastidiosi bottom out. La posizione centrata sulla bici agevola anche nei trasferimenti di carico sui salti, con tutta la compostezza che serve. Invece, sui sentieri più stretti e tortuosi serve un'azione decisa da parte del biker, puntando l'ago della bilancia in direzione di stabilità più che agilità. In ogni caso, il divertimento è sempre dietro l'angolo. Chiudiamo con una considerazione che esula dalla guida, la resistenza alle sollecitazioni. Il coperchio della batteria rimane in sede senza vibrazioni o rumori molesti. Anche la trasmissione è più silenziosa, merito del batticatena ben sagomato. Nel nostro esemplare di preserie il passaggio dei cavi non era quello definitivo, così come la chiusura integrata della reggisella. Nel primo caso è stato necessario rimuovere e reinserire la batteria con grande attenzione per non schiacciare guaine e tubi. Nel secondo abbiamo applicato una pasta dedicata all'accoppiamento di parti in lega e carbonio. Questa X-Step Carbon Lynx 6 Pro SE sprizza innovazione e funzionalità da tutti i pori. Si tratta di un MTB dal design insolito, con numerose caratteristiche tecniche originali che non solo determinano l'estetica, ma anche la guidabilità sui sentieri. La batteria da 720 Wh può essere estratta dalla parte superiore del telaio, penalizzando leggermente la distribuzione del peso, con un centro di gravità più alto della media. Ma le sospensioni, dall'efficace funzionamento messo a punto e la geometria equilibrata, portano a tantissimo divertimento sui sentieri, soprattutto quelli più veloci, dove si cercano la massima stabilità e precisione nella conduzione. Il biker più capace riuscirà a godere anche sui trail più guidati, dove questa BH corre sempre precisa come su un binario. Ottima la gestione intuitiva della Power Unit Shimano P8, dal supporto fluido e naturale, che va braccetto con la sospensione posteriore Speed Pivot per scaricare a terra tutta la potenza combinata tra biker e motore. Nel complesso, questa X-Step Carbon Lynx 6 Pro SE raggiunge un delicato equilibrio tra tecnologia e design, con benefici tangibili a 360 gradi per il biker, fermo restando un look unico e polarizzante, o si ama o si odia.